just wanna have fun. Let's all really want get fun. Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente i prodotti della Essence, perché nell'ultimo vlog me l'avete tanto richieste di vedere appunto tutte le cose che ho comprato all'OBS da Essence, appunto, che vi ho fatto vedere in anteprima nel vlog. Sono stata contenta perché ho trovato qualcosina anche della nuova collezione natalizia, ma comunque ho trovato qualcosina di buono e sapete che sono sempre contenta perché da Essence le cose costano poco, quindi se hanno un buon inci io tendo sempre a comprarle. Vi ho fatto tanti video sulla Essence proprio perché mi piace dare questi consigli su prodotti make up che sono insomma buoni, costano poco e hanno un buon inci. Iniziamo subito, vi inizio a far vedere le cose che ho lasciato nella busta, ma già ho provato, ovviamente poco perché comunque subito vi ho fatto il video, però comunque mi piacciono tantissimo. Allora, prima di tutto questo rossettino che ce l'ho adesso sulle labbra è molto carino ed è un rosso fragola fucsia, diciamo, che ha una consistenza molto particolare, un po' gloss, come quando lo metti è tipo un effetto glossato, non so spiegarvi, comunque è molto confortevole sulle labbra. L'inci è buono, ha un buon inci. Infatti c'è l'olio di ricino, non ha paraffina, quindi ha un buon inci, insomma, abbastanza accettabile. E mi piace anche il pack che è così un po' rosa, tutto fluo, molto carino. Poi ho preso sempre come rossetto quest'altro che anche è carino, questo è long lasting ed è un rosa, tipo un rosa molto soft, molto Barbie, carinissimo, che mi piace veramente tanto. E anche questo ha un inci come quello buono. I rossetti, come vi ho detto nel vlog, fate attenzione, controllateli sempre perché non tutti hanno un buon inci, variano a volte da colore a colore, quindi purtroppo ci dovete stare a controllarli. Mascara Rock and Roll è uno dei pochi che non ha la paraffina ed è anche bello perché è molto cicciottone e ha appunto lo scovolino un po' curvato, bello cicciotto, che vi fa delle ciglia, ragazze, da paura, ed è praticamente uno dei preferiti sia mio che di mia sorella, quindi ve lo straconsiglio. Poi ho preso la mia adorata terra, che questa la amo veramente, anche per la terra mi avete detto che ci sono alcune che non hanno un buon inci, questa che prendo io ha un buon inci ed è precisamente la numero 20, che è la più scura ed è appunto completamente, ha un inci veramente, uno degli inci migliori dei prodotti della Essence. Infatti non c'è né silicone né paraffina, non c'è proprio nulla di dannoso, di sintetico, ed è molto bella, una terra praticamente molto semplice che a me piace tantissimo. Appunto la utilizzo per farmi il contouring, quindi la metto qua appunto per scurire un po' la pelle e mi piace veramente tanto. Una delle mie terre preferite di questi prodotti, insomma, low cost di make up, quindi ve la straconsiglio. Poi come le cose della linea di Natale, praticamente era tutto vuoto ovviamente, ho trovato però queste due cremine che sono molto carine, ed è strano perché anche le creme di Essence molto spesso hanno silicone, hanno ingredienti che non ci piacciono, non naturali, ma queste qua hanno un buon inci, infatti non hanno siliconi, paraffina, c'è praticamente burro di karité, olio d'oliva, vitamina E, e poi c'è un poco, c'è qualche PEG, quindi un po' di qualcosa di sintetico c'è, però il tipo l'80% del prodotto è fatto da oli e burri, insomma, quindi è accettabile quel prodotto. C'è questa rossa che ha un profumo molto carino, un po' fruttato, bellino, e infatti anche rosa come colore, sono belline da portarsele dietro perché sono profumate, piccoline, carine, e anche l'astuccio mi piace, mi ricorda comunque questo fatto argentato, non so, mi piace. Questa qua mi piace di più, sono entrambe molto nutrienti, però questa ha un profumo più bello perché praticamente è bellissimo, odora tipo di vaniglia, di qualcosa di molto zuccheroso e dolce che a me piace tanto, ed è completamente bianca e quindi io la preferisco, ed è veramente bella, cioè io la metto tipo sulle mani e anche se è molto nutriente, cosa che mi piace, subito si assorbe, quindi non mi fa quella cosa che non mi posso vestire, non posso, che ho la crema, guardate, si assorbe bene, quindi è molto, da qua anche la capisco che ha un buon inci perché penetra molto nella pelle, invece quelle là che sono ricche di cose sintetiche rimangono in superficie, non penetrano perché non sono dermocompatibili, insomma. E, super promossa questa, una
una vaniglia dolce, l'ho messo anche nei capelli, cioè vedete sulle mani così, ho passato un po' anche nei capelli, mi profumo tutti i capelli, vabbè, comunque super promosse queste cremine. Poi sempre una cosa nuova che non avevo mai visto, questo blush che veramente è tipo un trio di blush, un blush chiaro tipo illuminante e una terra. Pare che sia completamente opaco. Girl just wanna have fun, che poi è una delle mie canzoni preferite in assoluto. Girl just wanna have fun. Oh girl just wanna have fun. That's all really want. Get fun. When the morning day is fun. Oh girl just wanna have fun. Insomma, avete capito? Il blush è pescato carinissimo. Se lo prendi tutto assieme è anche molto bello. E l'inci è veramente buono, come la terra. Non c'è paraffina, non c'è silicone, non c'è nulla di dannoso. E quindi spero di aver controllato tutto. Sì, a volte mi può sfuggire qualcosa, ma no. Io poi mi viene sempre l'ansia, perché poi si sa che le persone stanno sempre col dito puntato. Se ti sfugge una virgola, non sia mai. Però no, l'avrò letto un milione di volte, quindi spero di che mi sia sfuggito niente. Anche perché piace molto anche come prodottino. L'ho utilizzato anche adesso come blush, molto carino, quindi mi sarebbe dispiaciuto. Che numero è questo? Non so se vada al numero, no, forse è unico, Multicolor Blush si chiama, comunque è nuovo, è la prima volta che lo vedo. E anche questo è nuovo, almeno io non l'avevo mai visto, ed è un ombretto. Anche gli ombretti, guardate il vlog, veramente sono tutti pieni di paraffina, ve l'ho detto appunto nel vlog. Questo però no, questo ha il talco, ha la mica e ha praticamente i colori, quindi è praticamente un inci perfetto, insomma. Ed è un duo, Make Me Brown Duo, praticamente c'è un marrone fango e un marroncino tortora, sono due marroncini molto molto carini, che per chi ama i trucchi nude come me, cioè questi trucchi marroncini semplici, insomma colori non troppo sgargianti, allora ve lo straconsiglio. Quindi questo è tutto ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando come al solito lasciatemi un bel like, sostenetemi se vi piacciono i miei video, recensione sui prodotti, mi dite sempre che vi piacciono questi video sui prodotti, quindi fatemelo capire con tanti like, tanti commenti, fatemi sapere se voi avete provato questi prodotti, se ne avete trovati altri, se vorreste che io facessi un video del genere su altre marche, altri prodotti, veramente mi farebbe piacere leggere tanti tanti commenti. Vi mando un bacio grande e buon Natale a tutti, ciao!